Salve cari amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Prima ho fatto un video, adesso questo lo caricherò di pomeriggio o di sera, non so. L'altro uscirà come premiere perché ho risposto a un nostro caro amico che mi sono sbagliato, non è messicano. Lui mi segue dal Cile, quindi un carissimo saluto al nostro amico dal Cile, che ha il canale che si chiama Hayward Packet e che è un collezionista di oggetti elettronici, cellulari in modo particolare, e non solo della Hayward Packet o qualsiasi cosa della Hayward Packet, ma colleziona i cellulari. Allora gli rivolgo un cordiale saluto, grazie per avermi proposto lo spunto dell'argomento di cui ho parlato questa mattina. Poi però mi sono reso conto che il video già l'avevo fatto, quindi adesso sto caricando un video di cui riparlo di quello che 4 mesi fa avevo già parlato, cioè che mi si è scassato questo Genio Stouch Nossa che regalai a mia madre. E quindi, come dire, non mi è andato di cancellare il video, di non caricarlo, dopo che ci ho impiegato un sacco di tempo a filmarlo, dopo che ho impiegato più di mezz'ora a cercare di connettare questo cellulare Nokia Asha 302 col quale mi sto filmando al computer, dopo che ho capito perché ho dovuto scaricare una nuova versione di editore che io ce l'ho gratuito, ma non uso il Windows Media Movie Maker, ma utilizzo uno FCVD, non so, così, e si è dovuto attualizzare. E poi è un casino perché gli avevo dato troppo, cioè lo volevo fare full HD 4 in rapporto 4x3, ma veniva troppo pesante. Allora ho dovuto editarlo di nuovo, l'ho editato a 960x720, una cosa del genere, 740x960, sempre in relazione 4:3, perché questi video, questo cellulare fa i video 4:3 e non 16:9. E quindi adesso lo sto caricando. E poi mi sono reso conto, dopo tutto questo, che già avevo parlato dell'argomento, ma sono gli incidenti della quarantena. Sono ben 21 giorni che non carico un video, quindi non so più di che parlare. Sto leggendo un sacco, sto un po' cambiando. Già erano settimane che facevano che facevano che facevo scarsi video. Intanto qua c'è il mio cane. Se vi piacciono i cani, guardate nella mia lista di produzione i miei cani. Che c'ho una lista dedicata ai miei quadrupedi. Allora vi dicevo, come vedete, sono vestito per praticare. Io non so mai come inquadrarmi perché non mi posso guardare il cellulare, questo vecchio cellulare. Mi si è rotta la filmatrice, non voglio utilizzare il Motorola Moto X seconda generazione, cioè del 14. Stiamo al 20, quindi sono passati 6 anni. Questo cellulare resiste, che è dell'11, mi sembra. Sono vestito per praticare karate o arti marziali. Io da giovane ho praticato arti marziali. Se cercate nel mio canale troverete dei video su arti marziali dove ho fatto qualche pratica, qualche cosa di ninjutsu, di tai chi chuan, di karate, di kenpo. Vabbè, guardate i miei video di arti marziali nel mio canale, cercate nelle liste di riproduzione. E ho fatto anche dello sparring, perché vedo i video di come si chiama Cicalone Simone. Ecco qui il mio sacco. Non è purtroppo un sacco di soldi, ma è un sacco. Non vi crediate che io sia Rocky o qualcosa del genere?
Muhammad Ali, Cassius Clay, lo potrete vedere nei miei video. Io più che altro c'ho questo sacco perché quando facevo arti marziali pensavo di rafforzarmi. Poi però, questo è successo tanti anni fa, 10 anni fa, che mia madre me lo regalò, forse 12. Però ogni tanto ci do qualche cazzotto, più che altro, a parte che è meglio che fare pesi perché senti la tensione nelle braccia, però è anche uno sfogo, soprattutto di questi tempi, che non sai che fare con il coronavirus, che non puoi uscire di casa. Vabbè che io esco poco di casa, quasi per nulla, solo per le cose indispensabili, ma con questo gliene dai di santa ragione, capito? E ti sfogli. Adesso vi saluto, grazie di seguirmi. Questo farò il secondo video che faccio dopo 21 giorni. Grazie di tutto ed arrivederci. Mi raccomando, guardate i miei video vecchi, non soltanto i nuovi, fatemi il favore.